È stata inaugurata questa mattina al Museo Archeologico Regionale di Gela la mostra evento La nave greca di Gela. Per l'occasione sono state aperte le casse contenenti i reperti lignei più significativi del relitto greco arcaico a seguito del restauro avvenuto in Inghilterra e gestito dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali di Caltanissetta. Sono stati esposti alcuni oggetti appartenenti alla nave, recuperati nelle ultime campagne di scavo attraverso un'esposizione che descrive la vita di bordo, lavori a bordo e sulla nave. Ora il futuro sarà quello di cercare al più presto di poterli esporre al pubblico montati, cioè rimontare la nave, dare l'opportunità al fruitore, all'utente, al turista, a noi stessi di poter ammirare la nave nella sua non interezza, perché non è intera, però montata. E con gli opportuni accorgimenti si potrà capire come era fatta e quindi avere un'idea precisa di questa imbarcazione così importante per la città di Gela. Adesso però i cittadini chiedono altro, chiedono di poterla vedere quantomeno montata per poter accogliere turisti. Che tempi ci vorranno e come vi organizzerete? La mostra si chiama Euploia. Euploia significa buon viaggio. Questo è stato fino ad ora un lungo viaggio molto tortuoso. Speriamo in auspicio che prossimamente sarà veramente un buon viaggio. I tempi quali sono? Quelli da un lato che si devono dare incarichi di studiare e di musealizzare la nave, sia per cercare di rimontarla ma anche per dare tutte quelle informazioni possibili per avere una fruizione corretta della nave. Dall'altra speriamo che parta almeno il primo lotto per realizzare questo museo delle navi che ci troviamo alle spalle e nel frattempo abbiamo proposto il secondo lotto per la realizzazione di tutta l'opera eccetera. Che tempi che abbiamo? Il primo speriamo nel giro di un anno e mezzo di completarlo e finalmente la nave avere la definitiva collocazione, l'altro non so rispondere perché non appartiene a me la competenza.